Vediamo come procedere per l'importazione del formato CSV di EMNID. La strumentazione EMNID, difatti, dall'applicazione EMNIDflow permette quindi di poter esportare in formato CSV. Il contenuto del CSV, vediamo, vi faccio vedere, questo qui è quello che normalmente troviamo all'interno di un file CSV. C'è un primo rigo che viene a rappresentare quello che sono le nomi delle colonne e all'interno delle singole colonne ci sono le varie informazioni di estrapolazione del formato, dei vari dati. Innanzitutto la prima cosa che dobbiamo fare è quella di andare a importare, a crearci un nuovo libretto. Quindi andiamo su Vista libretto, libretto, nuovo libretto. Io già l'avevo precedentemente creato, eccolo qui, un libretto vuoto. Nella scheda generale del libretto vuoto andiamo su Importa da file hash generico. Andiamo a cliccare a prendere il nostro file hash generico, eccolo qui, e procediamo a eseguire quello che è la procedura di importazione con coordinate geografiche con dati estesi. Cliccando questa opzione andiamo avanti e il separatore come da file CSV è il separatore la virgola e l'unità di misura degli angoli delle coordinate geografiche è stessa decimali. Possiamo quindi procedere poi andare avanti e verificare quelle che sono le varie colonne di gestione. Un attimo solo che il file l'avevo lasciato aperto, lo chiudiamo, è cosa importante lasciare e chiudere sempre il file, non lasciarlo aperto. Andiamo avanti e quindi abbiamo quindi quelle sono le importazioni, il nome dei punti, il codice, est, nord, elevation, descrizione, poi abbiamo la longitudine, latitudine, quota ellissoidica e poi altre informazioni. La cosa importante è gestire dall'esclusione dell'importazione colonne, quindi io posso andare a selezionarmi quelle che mi interessano per poter strutturare quello che è il dato. A questo punto io ad esempio vado, precedentemente avevo già salvato un profilo, vi faccio vedere. Vedete qui sono già selezionate le colonne da escludere e in più importiamo dalla seconda riga, quindi escludiamo quella che è la prima riga che è riferita al nome delle colonne. Se vado avanti, infatti, mi permette quindi di poter andare a inserire quelle che sono il nome punto, codice, descrizione, coordinata longitudine, latitudine e quota ellissoidica e così via. Quindi vertical, p-top, insomma abbiamo tutte quelle informazioni, altezza antenna, il p-top e così via. Una volta che ho delimitato quelle che sono tutte le mie nome delle colonne, posso salvarmi il mio profilo e quindi mettiamo EMNID RS3 ad esempio e quindi salvare il mio profilo in modo da poterlo andare a richiamare ogni volta che mi serve. Ovviamente una volta che io ho salvato il mio profilo, adesso vi faccio vedere, torniamo un attimo indietro, basta selezionare il mio profilo e faccio importa file. Automaticamente quindi non dovrò andare a fare più quella procedura iniziale di gestione delle colonne, viene fatta solo la prima volta, ma io posso poi tranquillamente andare a caricare direttamente i miei punti all'interno del mio libretto e quindi non mi resta poi che elaborare e procedere poi alle varie elaborazioni.